Da quest'oggi è online la nuova versione del portale Servizio Turismo e Attività Culturale del Comune di Ravenna, www.turismo.ra.it. Tutte le novità sono state presentate questa mattina dall'assessore Andrea Corsini e dalla dirigente del Servizio Turismo e Attività Culturali, Maria Grazia Marini. Noi oggi abbiamo presentato due importanti novità nel campo della promozione turistica e dell'informazione rivolta ai turisti che frequentano Ravenna. Abbiamo aggiornato il sito rendendolo più moderno, più fruibile, più, anche dal punto di vista grafico, diciamo, più attraente. E poi abbiamo presentato questa iniziativa di questi giovani imprenditori che fanno parte di un progetto accademico, di spin-off accademico, che punta appunto a introdurre attraverso queste nuove tecnologie nuovi elementi, nuovi strumenti di comunicazione e di informazione utili ai turisti, naturalmente a una nicchia di turisti che utilizzano gli smartphone e i tablet, che peraltro sono in forte aumento. E quindi con queste due iniziative vogliamo dare appunto un segnale importante dal punto di vista dell'innovazione tecnologica legata alla promozione turistica. Non ci fermeremo qui perché abbiamo in serbo altre novità nelle prossime settimane. Molte le novità, quali le principali? Una nuova piattaforma per il nostro sito, che è www.turismo.ravenna.it, con tutte le informazioni che riguardano l'ospitalità, l'accoglienza, la città d'arte, i monumenti e tanto ancora di più nella nostra città. Vecchi contenuti, nuova piattaforma, anche se dire vecchi contenuti non è corretto perché i contenuti sono aggiornati continuamente da un'apposita redazione che risiede presso il nostro servizio, il nostro assessorato. La nuova piattaforma, il nuovo sito ha una nuova veste grafica molto più accattivante, ha tutta una serie di funzionalità che rendono molto più semplice il nostro lavoro e ha alcune interessanti novità che riguardano il calendario degli eventi, direttamente accessibile semplicemente passando con il mouse sulla la mascherina del calendario, quindi tutto quello che è possibile fare nella nostra città, come fruirla al massimo come una grande città accogliente e turistica, quale di fatto Ravenna è. Tutto ciò che appunto può attrarre un turista italiano o straniero nel nostro territorio, a 360 gradi. Esatto, a 360 gradi. Ci sono tutte le informazioni per poter organizzare al meglio una visita a Ravenna, quindi è un sito che al momento è già disponibile in italiano e in inglese, ma la nuova piattaforma può prevedere un'estensione pressoché illimitata di altre lingue straniere. È un sito che però è utile anche per i ravennati stessi grazie al calendario delle manifestazioni e delle iniziative. Comunque un sito che parla al mondo e che parla di Ravenna. E proprio nel parlare anche dei monumenti, di tutto ciò che Ravenna offre, c'è anche una nuova applicazione, Bazaar. La nuova applicazione Bazaar, che ci è stata regalata da questi giovani neolaureati, Bazaar è di fatto uno spin-off universitario, è un'applicazione che va ad indagare le possibilità della realtà aumentata presso i monumenti di Ravenna. Quindi con uno smartphone e questa applicazione, che si può scaricare gratuitamente, si potrà scaricare dal sito, si potrà scaricare attraverso degli appositi codici QR che saranno disponibili nei nostri uffici informazioni. È una nuova applicazione che interagirà direttamente con il turista spiegandogli che cosa sta per vedere, a che cosa si sta avvicinando in prossimità della zona dantesca. Questa nuova applicazione racconterà appunto della zona dantesca in prossimità della zona monumentale di San Vitale Galla Placidia. Questa applicazione si accenderà, blinkerà, manderà un segnale e racconterà a tutti coloro che l'avranno ovviamente scaricata che cosa stanno per vedere, quale meraviglia stanno per incontrare. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.